Eccolo, sì, domani, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, buon pomeriggio e ovviamente anche per cambiare un po' tematica andiamo ad introdurre un altro argomento che ha fatto molto discutere sia ieri che oggi ed è il caso Gravina, dopo quello che è successo sulle intercettazioni irregolari a carico di Agnelli, Allegri, Ronaldo, ma non solo. Quindi prima di partire con questo argomento e andare a trattare anche il discorso legato al futuro della società Juventus, che è ancora molto incerto e che in qualche modo sta incidendo anche sul rendimento in campo dei giocatori, mi raccomando, lasciate un bel pollicione alto alto se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come avete potuto leggere anche su Tutto Sport e su altri emittenti come Il Sole 24 Ore, è scoppiato a tutti gli effetti il caso Gravina, che su consiglio di Lotito, quindi in maniera completamente illegale, e vedremo come saranno perseguiti eventualmente, hanno aperto un'inchiesta senza indagati e con documenti illegali. Ed era proprio quell'inchiesta di cui parlavamo l'altra mattina e che riguardava Allegri, Agnelli e Ronaldo nella fattispecie, ma anche altre situazioni compromettenti. Atto dovuto dopo le indagini della Procura di Perugia e ovviamente tutte le accuse sono state raccolte in modo non regolare a partire da Striano, appunto questo procuratore. Quindi ragazzi, io volevo fare appunto una riflessione e in qualche modo sensibilizzare chi ne è, ma anche tutti gli addetti ai lavori che si occupano di queste faccende, cercando appunto di fargli capire che bisogna anche andare oltre i poteri forti e oltre i giochi di poltrone, perché in questo caso vai veramente a rovinare un ingranaggio che è il sistema calcio e soprattutto anche a ledere le persone civili, cioè rovinare la vita a persone che non hanno fatto nulla e non hanno commesso reati. E quindi ripeto, ragazzi, bisogna prendere dei provvedimenti, non si può andare avanti così. Finché viene macchiato il sistema calcio, che è uno sport, è un gioco, eccetera, uno può anche chiudere un occhio, ma quando vai a ledere la vita privata delle persone, qui bisogna veramente fare qualcosa, perché poi si creano degli effetti domino difficili anche da fermare, perché poi crei dei precedenti ed è anche difficile poi valutare altre situazioni, magari meno gravi o addirittura più gravi, per cui non viene presa nessun provvedimento. Quindi ragazzi, ripeto, mi duole dirlo, ma la Juventus ogni volta viene presa di mira in maniera indegna, ok? È vero che siamo invidiati, abbiamo vinto tanto, eccetera, però questo non deve giustificare i mezzi illeciti per perseguirci e fare intercettazioni non regolari, perché a questo punto, se dovessimo chiedere veramente di fare delle intercettazioni su altre società, di cui sapete benissimo il nome, che hanno degli iscritti nell'armadio per davvero, scoppierebbe il vaso di Pandora e il finimondo. Quindi volevo cominciare il video proprio su questo argomento perché sono uscite tante notizie su fonti molto attendibili che solitamente quando fanno degli articoli lo fanno con cognizione di causa e con dati alla mano, e quindi ripeto, ragazzi, lascio a voi la valutazione e ovviamente fatemene sapere nei commenti cosa ne pensate. Cercherò di non andare nel nocciolo della questione troppo in fondo, perché comunque bene o male era doveroso soltanto sensibilizzare un po' tutti su questo argomento veramente veramente importante. Ecco, per quanto riguarda invece la Juventus, senza andare a citare l'allenatore, lo staff, i giocatori eccetera, andiamo a parlare di una situazione che va ben oltre il campo, il rettangolo verde e il calcio giocato, che è quella di John Elkann, che in questo momento lo avete visto molto distratto dalla Juventus, si è incentrato soprattutto sulla Ferrari, su Stellantis, su Iveco e gli altri asset, e come avete visto ha portato Hamilton per 50 milioni di stipendio alla Ferrari. Quindi tutti si aspettavano che avesse anche i soldi per la Juventus, ma si è limitato a ricapitalizzare per un totale di 200 milioni per coprire il bond, come avevamo detto, ma in questo momento ha chiesto, ha aggiuntoli un vero e proprio autofinanziamento. Non si parla di iniettare altri soldi, dovremo cavarcela con quello che abbiamo, con gli introiti Champions possibilmente della prossima stagione, con gli introiti del Mondiale per Club e eventualmente concessioni onerose. E andiamo a leggere nella fattispecie un articolo molto interessante che mi premeva condividere con voi. Ecco,
La faccenda di tentare di ridimensionare così la società è stata pianificata e studiata volutamente perché appunto Erika non si concentra sui problemi di campo ed è il motivo per cui Allegri sta al suo posto senza alcun problema perché sta raggiungendo gli obiettivi della società, ovvero quello di entrare nelle quattro posizioni principali. Quindi, come ho detto, i risultati sportivi non importano né i trofei né, ripeto, il primo posto, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, andare avanti in Champions League se ci sei, nulla di tutto questo, l'obiettivo è ben altro. Ora Erkan ha intenzione di avere più cash a disposizione possibile e quindi se la squadra andrà in Champions League significa spendere soldi, quindi lui vorrà entrare in Champions League senza fare acquisti onerosi e, ripeto, tenere tutto compattato e non ingrandito, quindi non vuole ripetere il quinquennio quando abbiamo speso e straspeso andando sotto di rosso eccetera, ma vuole tenere la linea di galleggiamento uguale, quindi pochi colpetti usando i soldi che abbiamo e anche dell'utile e basta, niente di tutto questo, perché se tu vai a costruire una squadra per vincere la Champions rovini tutto quello che è stato fatto finora, cioè quello di ripianare il bilancio con l'obiettivo di far entrare il socio di maggioranza, quindi questo è importante dirlo. Ecco perché prendono sempre più forma le voci di partenze anche di giocatori da tenere per forza o comunque imprescindibili in questo momento per il progetto tecnico, Chiesa, Vlahovic, Bremer eccetera eccetera. Ecco, l'uscita dalla Juventus, diciamo, non dico imminente, però è studiata entro il 2027. Sono partiti già da un annetto abbondante, per quello che io ne avevo parlato anche nel canale, senza ovviamente dare date definitive, ma comunque sbilanciandomi sul fatto che o gli americani o gli arabi entreranno sicuramente come soci di maggioranza e basta valutare anche gli articoli di Calcio e Finanza, FMM Milano Finanza e Sole 24 Ore che ne parlano già da più di un anno. Quindi non sono novità. Ecco, nella prossima stagione, diciamo, oppure quella successiva, si vuole appunto chiudere questa operazione anche per il problema dell'eredità. Quindi, diciamo, la cosa che l'ha fatta accelerare questa decisione da parte di Erkan è proprio la diatriba e la faida familiare tra Agnelli e Erkan, per l'appunto, con Margherita che, come abbiamo detto, ha reclamato il 50% di Exor. Quindi l'obiettivo di Erkan è uscire il prima possibile dalla Juventus prendendosi il suo 1,5 miliardi o addirittura 2,6, sono di quelli che stimano una cifra ancora più alta, proprio perché non vuole più saperne nulla di prendere capitale da Exor e iniettarli in Juventus. Rimarrà a percentuale più ridotta dentro Juventus e soprattutto continuerà a fare soldi come amministratore delegato della Exor e niente di più. Questo è il motivo per cui vediamo tutta questa situazione qua, cioè un Erkan a cui non interessa nulla la svalutazione dei giocatori o il fatto che alcune punte di diamanti della squadra vorranno andare via, perché entra tutto nel progetto di in qualche modo svalutare il più possibile la società in modo tale che poi la potrai rivendere al verde o comunque con un bilancio sano, e qui Giuntoli sta facendo un lavoro maniacale da quel punto di vista e lo sa benissimo quello che sta facendo. E ovviamente la guida tecnica non è così importante come noi la vediamo da tifosi. Ed ecco perché questo andrebbe a rispondere a tanti dei nostri quesiti. Ed ecco perché mi premeva fare questo video molto importante, in qualche modo, non dico per rasserenare la gente o i tifosi, perché ovviamente molta parte della tifoseria, compreso me, saremmo ancora più indignati da questo punto di vista, perché bastava essere informati e basta. Ma e almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire, tra virgolette, detto in senso metaforico, perché non si può dare che ci fossero ancora delle situazioni come questa, come quella di oggi, cioè spacciare i quarti posti per grandi obiettivi, spacciare una finale di Coppa Italia come un trofeo già vinto, spacciare il secondo posto come un miracolo calcistico. Ecco perché lo si sta facendo, perché l'obiettivo è quello di far credere ai tifosi che manca pochissimo al giro di chiave per tornare grandi, promesse, 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 poi ogni anno quando si ricomincia niente da fare, si cedono i giocatori più importanti, si monetizza anche coi giovani, si ricostruisce una squadra funzionale per rimanere tra le prime quattro, ma senza ambizioni di andare a vincere trofei per forza. Quindi le parole di John Elkan non erano di facciata sotto tutti i punti di vista. Da un lato erano una presa in giro verso i tifosi, ma dall'altro lui ha detto la verità. Quindi un giorno quando, diciamo, la gente gli chiederà delle spiegazioni, lui dirà: io ve l'avevo detto in quella cerimonia che non bisogna avere ambizioni di andare oltre i quarti posti, perché se vengono i trofei bene, se non vengono a noi non cambia niente.
proprio perché l'obiettivo è quello di intascarsi più denaro possibile tramite plusvalenze, vendita di giocatori importanti, senior e giovani. E rimanere nelle prime quattro prendendo gli stessi capitali che prende una che vince lo scudetto e, mal che vada, come abbiamo detto, prendersi la differenza limando gli ingaggi e mandando via dei giocatori che ti costavano di più. Ragazzi, è brutto da dire, non sto dando nessuna idea alla società, loro l'hanno pensato molto prima di noi tifosi e ecco perché insisto su questa strada. Purtroppo Elkan la vede da questo punto di vista, Allegri si è allineato a questa modus operandi. Ed ecco perché in questo momento viene considerato, non dico intoccabile, ma da quasi tutti gli addetti ai lavori stanno pensando addirittura di rinnovarlo. Quindi Branchini sta facendo il gioco delle tre carte, in qualche modo tirando l'acqua al mulino del suo assistito, in qualche modo facendo pensare che stia sputando sopra la società, ma in realtà Elkan, silenzio di tomba, così come Scannavino e Ferrero, sono i tifosi quelli presi in giro in questa situazione. Ma come ho detto, dobbiamo cercare, per quello che è possibile, di tifare la nostra Juventus dal punto di vista del campo, dimenticandosi di quello che sta succedendo alla società Elkan e la Juventus, di sperare di arrivare tra le prime quattro e, come ho detto, finire la stagione in maniera decente, perché in questo momento non stiamo giocando bene, abbiamo fatto 5 punti su 18, il trend potrebbe ancora peggiorare perché l'Atalanta è un osso duro, i 3 punti sono d'obbligo, però vedremo come giocheremo, perché se giocheremo col pullman davanti a Szczesny è un'arma a doppio taglio, perché l'Atalanta di Gasperini negli ultimi anni, se andate a vedere i risultati che ha fatto contro di noi, a parte lo 0-2 con i gol di Illing e Vlahovic lo scorso anno, ci hanno sempre pareggiato o vinto in casa nostra, e a Bergamo abbiamo sempre faticato. Quindi ripeto ragazzi, occhio alla penna, vedremo via via durante la settimana chi saranno i giocatori che recupereranno e quelli che potranno giocare titolari con un modulo cambiato da parte di Allegri e anche degli interpreti. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, anche lì vi farò avere tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine.